Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione su Di Lucca. In apertura una notizia di cronaca proprio di ieri sera. L'udienza deve ancora essere fissata al Tribunale del Riesame di Firenze. Sul tavolo c'è il ricorso presentato dalla difesa di Andrea Palmeri dopo che il GIP Alessandro Del Torrione ha respinto la richiesta di tramutare la detenzione in carcere in arresti domiciliari per l'ex capo dei Bulldog, che è rinchiuso in una cella del carcere San Giorgio di Lucca dal 17 giugno scorso. Palmeri, 34 anni, di San Filippo, accusato di aver aggredito l'ex barista Stefano Benassi davanti all'ottavo nano, procurandogli lesioni gravissime permanenti all'occhio sinistro. A chiedere l'attenuazione della misura era stato l'avvocato difensore Emanuele Fusi, che di fronte al no del GIP ha preparato ricorso al riesame. Ormai è questione soltanto di giorni. I giudici del Tribunale di Firenze dovranno esprimersi e decidere se Andrea Palmeri deve essere scarcerato. La decisione dovrà arrivare entro la settimana prossima. E cambiamo pagina dalla cronaca a una notizia, un'indiscrezione proprio della giornata di ieri. Sembrava fatta per l'apertura di McDonald's a Porcari, ma arriva una brusca frenata dopo che il contratto che legava proprio la nota catena di fast food è scaduto con il terreno di Porcari, e quindi si riapre la partita per la nuova destinazione della catena. E vediamo quali sono i nuovi sviluppi nel nostro servizio. Sembrava solo questione di tempo per un nuovo McDonald's a Porcari. Il ristorante avrebbe portato sul territorio almeno 30 nuovi posti di lavoro e tutto l'indotto che l'importante catena americana garantisce per ogni nuova apertura. Ed invece torna tutto in ballo. McDonald's Italia già dal dicembre 2007 aveva avviato le pratiche per aprire un fast food nella piana di Lucca, identificando proprio Porcari come snodo privilegiato per la nuova apertura. Tanto che nel 2011 era stato sottoscritto un contratto che aveva portato alla presentazione a gennaio degli incrementi necessari all'inizio attività al comune di Piazza Orzi, ma i tempi si sono allungati ulteriormente, tanto da far scadere i 2 anni di validità dei contratti come sancisce la legge. A confermare l'indiscrezione Pino Jacopelli, già proprietario del McDonald's di Viale Europa a Lucca ed incaricato ad aprire il nuovo ristorante, che dichiara come decaduta la validità del contratto sul fondo di via Puccini, McDonald's Italia abbia insistito per verificare in tempi brevissimi la disponibilità di spazi nella piana di Lucca anche nei comuni vicini. Porcari resta comunque la scelta primaria per McDonald's, ma visto che sui terreni di via Puccini insiste un problema idraulico, i fari si sono spostati sul comune di Capannori ed in particolar modo sul nuovo centro commerciale in costruzione su Viale Europa a Maellia, che risponderebbe alle esigenze minime per l'apertura: zona di grande passaggio, centralità sulla piana e superficie del ristorante. Si verificano anche altri spazi all'interno del territorio di Porcari, ma a questo punto per decidere la nuova localizzazione si giocherà soprattutto sulla rapidità dei tempi e sulla certezza di inizio lavori. E su questa eventualità di un McDonald's a Capannori abbiamo sentito anche il sindaco di Capannori, Giorgio Del Ghingaro, che chiude però la porta a qualunque ipotesi di nuova apertura nel suo comune. Niente di personale nei riguardi degli imprenditori che portano avanti questa attività, ha detto Del Ghingaro, ma questa richiesta c'era stata fatta già un paio di anni fa e noi gentilmente avevamo risposto di no, semplicemente perché il regolamento comunale in questo senso è chiaro: no alla grande distribuzione né alla ristorazione fast food. È una scelta politica, ha concluso il sindaco, privilegiare il commercio al dettaglio e la ristorazione che possa valorizzare la cucina locale e i prodotti del territorio. Insomma, staremo a vedere chi delle due posizioni poi verrà fatta portatore di nuova attività proprio nel comune della Piana. L'idea di McDonald's comunque è quella di aprire un centro proprio che coinvolga Porcari, Altopascio e giusto appunto Capannori. E ci spostiamo invece ad Altopascio, dove è stata presentata la 5ª edizione del Baviera Fest. I numeri della scorsa edizione, quelli in previsione per l'edizione di quest'anno, sono davvero numeri importanti, e quindi vediamo cosa prevede l'edizione 2013 del Baviera Fest nel nostro servizio.
raddoppia l'appuntamento col Baviera Fest ad Altopascio, segno del crescente successo della manifestazione giunta alla quinta edizione e alla rinnovata disponibilità espressa dal sindaco Maurizio Marchetti di rendere l'evento legato ai prodotti bavaresi un marchio di fabbrica dell'estate altopascese. I numeri, nonostante un leggero pessimismo legato soprattutto alle prime edizioni, sono tutti dalla parte degli organizzatori. 9.000 le presenze del 2012, 5.000 litri di birra artigianale che nei prossimi giorni giungeranno in piazza Aldo Moro dal piccolo birrificio di Ingolstadt, cittadina a 90 km da Monaco di Baviera, 2.000 stinchi di maiale, 8.000 wurstel ed oltre 2.000 bezel, le specialità teutoniche si prevede di consumare nei 15 giorni di festa. A presentare l'evento 2013 Stefano Nari, ideatore della festa itinerante che oltre ad Altopascio toccherà altre 6 tappe, tra cui la tradizionalissima di Castelnuovo Garfagnana, la 14ª edizione. E proprio sulla scia di quanto fatto nel comune della Garfagnana, anche ad Altopascio si sta cercando di sviluppare un gemellaggio con un comune bavarese nell'ottica di continuità con la festa, spostata quest'anno all'interno del ricco programma del luglio altopascese. Ma i piatti forti non saranno solo quelli da gustare o da bere. Tutte le 15 serate saranno animate dalla musica tradizionale e fine settimana dal DJ set di Riccardo Cioni il mercoledì, da Pepe e la sua fisarmonica il martedì, con evento speciale riservato a giovedì 18 luglio con lo Schiuma Party. Gianfelice Facchetti, 39 anni, attore di teatro, giornalista, figlio dell'indimenticato Giacinto, bandiera dell'Inter, della Nazionale degli anni 60 e 80, sarà il testimonial di lusso di Lucca United, una notizia importante che conferma ancora una volta il grande appeal che l'azionariato popolare nato a Lucca suscita anche in campo nazionale. L'accordo verrà suggellato ai primi di luglio durante una cena in Versilia, da sempre il buon ritiro estivo della famiglia Facchetti. E in chiusura vi ricordiamo l'appuntamento col premio Bancarella di oggi pomeriggio alle 17.30 all'auditorium della Banca del Monte. Il premio della letteratura sportiva torna a Lucca su iniziativa del Panathlon e della Fondazione Banca del Monte. Proprio oggi saranno presentati 6 libri finalisti che concorreranno con per il prestigioso riconoscimento assegnato il prossimo 20 luglio a Pontemoli. La serata sarà moderata dal collega Sirio Del Grande, in concorso anche libri di Sandro Mazzola e di Fabio Caressa. Di Lucca seguirà l'intero evento con una diretta streaming sul sito www.dilucca.it proprio dalle ore 17.30, che verrà riproposta poi domani in onda alle 16 e di replica domenica alle ore 13. Ed era questa la nostra ultima notizia per l'edizione flash di D-News. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e l'appuntamento con l'informazione torna in diretta stasera alle ore 19. Buon pomeriggio.